La prossima relatrice, Anna Maria Manzoni, è una psicologa, psicoterapeuta, accreditata presso il Tribunale dei Minori di Milano, appassionata di animali e animalismo. Gli animali sono al centro della nostra scelta, come, se qualcuno di voi si ricorda, abbiamo detto stamattina quando cominciavamo i lavori. Naturalmente abbiamo dato spazio alla nutrizione, all'alimentazione, alla pediatria, perché questo è un gruppo di mamme e papà di bimbi vegani, ma al centro della nostra attenzione rimangono sempre gli animali, e siamo particolarmente grati ad Anna Maria Manzoni che ci parlerà di un tema così delicato e in maniera così sapiente. Di Anna Maria Manzoni abbiamo in bancarella due libri, In direzione contraria, pensieri, parole e passioni dalla parte degli animali, e Sulla cattiva strada, il legame tra la violenza sugli animali e quella sugli umani. Grazie Anna Maria. Grazie e buongiorno a tutti. Sì, c'è un terzo libro che ripropone il tema della giornata. Vi faccio vedere un brevissimo filmato di 2-3 minuti che però a me sembra molto carino e mi sembra che introduca bene il tema della giornata, che tra cuccioli ci si intende. Allora, arrivino. Di questo genere sono veramente, secondo me, divertentissimi e comunque sono molto utili ad aprire questo tema, vale a dire il fatto che tra cuccioli ci si intende, che i bambini hanno un rapporto privilegiato con gli animali. Questo è un bambino molto piccolo, troverete dei filmati in cui i bambini sono ancora più piccoli di questi e hanno un rapporto di grandissima dolcezza con il cane, il gatto, eccetera. Di solito sono rapporti su cui i genitori intervengono un po' drasticamente perché hanno delle preoccupazioni di tipo igienico, sanitarie, hanno paura che il bambino possa in qualche modo essere ferito dall'animale. Ovviamente sono preoccupazioni sacrosante, però il fatto che i bambini abbiano un linguaggio privilegiato con gli animali è un dato di fatto, che è un buon punto.
partenza. Io credo che quando si parla di, dell'importanza del rapporto tra gli animali e i bambini, si debba prima fare una premessa, vale a dire il fatto che anche noi adulti abbiamo un rapporto estremamente importante e privilegiato con gli altri animali, cosa di cui magari non siamo così tanto consapevoli. Uno studioso che si chiama Edward Wilson negli anni '80 cominciò a parlare di biofilia, vale a dire di un'attrazione, lui diceva, congenita, che abbiamo verso il mondo della natura e degli altri animali. Lui diceva: non possiamo vivere bene senza di loro, senza la natura e senza gli animali. Lui lo ha sostenuto sulla base delle sue ricerche, però credo che basti un po' riflettere su come l'attrazione verso le altre forme di vita sia forte anche per noi, lo possiamo vedere e sperimentare nella vita di tutti i giorni. Chi vive lontano dalla natura, chi vive in città, negli appartamenti, ha la tendenza a ricreare a casa propria una mini realtà in cui siano rappresentate tutte le forme viventi. Ci portiamo a casa delle piante che cerchiamo di far crescere e ci portiamo a casa degli animali. Tanto è vero che il numero degli animali d'affezione è ormai nel mondo occidentale assolutamente straripante. Si parla addirittura di un rapporto di 1 a 1. Ovviamente non ci si riferisce soltanto a cani e gatti, che comunque in Italia sono circa 15 milioni. Ci si riferisce a tutti gli animali che abbiamo nelle nostre case, quindi anche agli uccelli che, ahimè, teniamo nelle gabbie, ai pesci che chiudiamo nelle bocce e a tutti gli altri animali che francamente dovrebbero stare altrove, tipo gli animali esotici e quelli che con noi ci vivono male. Però è significativo di questa attrazione. E ci sono altre ricerche che fotografano la situazione opposta, cioè le conseguenze per la specie umana della mancanza di rapporto con natura e animali. Si parla di una patologia recentemente individuata che viene chiamata deficit di natura, vale a dire tutte quelle condizioni al limite del patologico che sono la conseguenza di un mancato rapporto con le altre forme di vita, sia quelle naturali, vegetali, sia quelle animali. È stata studiata e viene studiata recentemente soprattutto in Cina, dove pare esistano intere giovani generazioni che crescono senza il minimo contatto con altre forme di vita. E quello che hanno evidenziato gli studiosi e gli scienziati è che queste persone sviluppano delle patologie a 360 gradi, cioè loro parlano di bambini, di ragazzini, di adolescenti che sono più tristi, più grassi, meno portati alla socializzazione e che sono anche meno preparati ad avere un buon inserimento sociale. Quello che loro dicono è la mancanza di un rapporto con le altre forme di vita viene detta da qualcuno come il male scellerato dell'urbanizzazione. È quello a cui andiamo incontro tutte le volte che pensiamo di poter fare assolutamente a meno di tutto questo. Si parla di intere generazioni in Cina, però anche negli altri paesi ovviamente il discorso comincia a farsi abbastanza pesante. Se è vero che abbiamo quindi un bisogno fondamentale delle altre forme di vita naturali, del contatto con la natura e con gli animali da adulti, questo discorso è incredibilmente vero se si parla di bambini. A proposito degli adulti, Jim Bezos dice: tutti gli uomini in qualsiasi parte del mondo hanno una necessità profonda. Io non lo so se si sente bene, perché ho la sensazione che risuoni. Si sente bene, sì? Col microfono, sì. Allora, tutti gli
uomini in qualsiasi parte del mondo hanno una necessità profonda e ineludibile degli animali. Non è uno sfuggimento vago, romantico e indefinibile, non è un contentino per mitigare la nostra solitudine e la nostalgia del paradiso, è qualcosa di semplice e ineluttabile della nostra mente e della nostra chimica interiore. In altri termini, gli animali sono connessi con le nostre profondità, con le profondità del nostro io. Succedono poi cose, a partire dalla grandissima attrazione che i bambini hanno nei confronti del mondo animale, che portano poi a un progressivo distacco. I bambini sono naturalmente antispecisti. Antispecismo è un termine che va sempre più ad essere usato e che si riferisce a un atteggiamento che tende a dire: non può esserci un confine di specie, un confine tra la specie umana e le altre specie animali, che giustifichi il predominio che noi abbiamo sugli altri animali. Antispecismo è quell'atteggiamento che sostituisce con un termine quello più usato e abusato di animalismo, che dice: dobbiamo abbattere questo confine fittizio e ritrovare un dialogo che sia vero e profondo con gli animali. Ecco, i bambini, se è vero che l'antispecismo ha un senso, sono antispecisti di natura, nel senso che il confine tra sé e gli altri animali lo vedono veramente poco. Abbiamo visto questo breve filmato, ma ognuno ha esperienza di come i bambini, per esempio, ma forse se voi mi sentite senza microfono è meglio così, è meglio senza microfono? Va bene, casomai me lo fate notare se non va bene. Dicevo che i bambini sono naturalmente antispecisti, nel senso che non colgono quello che può separare le abitudini degli umani e degli animali. Il bambino col proprio cane o col proprio gatto ha la tendenza non soltanto a portarselo nel letto, cosa che peraltro ormai fanno tantissimi adulti, ma a dividere anche quello che si mangia mangiando nello stesso piatto. Perché non prendono atto di un confine che presumibilmente bisogna cominciare a pensare è un confine di fatto fittizio, un confine che ci siamo inventato, e forse loro, i bambini, sono a contatto con l'animalità molto più di quanto non lo siamo noi adulti, che tendiamo invece a staccarci dalla nostra animalità in tutti i modi, a non riconoscerla e a rifiutarla. Ora, i bambini sono attratti dal mondo degli animali e non pongono barriere separatorie. Freud rilevava come il bambino non esiti ad attribuire piena uguaglianza agli animali, sentendosi più vicino a loro che a noi. E, diceva Freud, solo quando diventa adulto si sentirà straniato da loro, quindi solo dopo che saranno intervenuti atteggiamenti pseudoeducativi a plasmarne la relazione. E c'è un altro grande studioso del mondo animale che ha scritto molti libri su questo argomento negli ultimi anni, si chiama Jeffrey Musayev, che dice: i bambini sembrano percepire qualcosa di fondamentale sugli animali e la loro vita emotiva che gli adulti tendono a dimenticare, avvertono la somiglianza con il loro piccolo essere. E anche questa è un'osservazione che è facile verificare guardando i bambini con gli animali. Quello che loro fanno è di cogliere rispetto agli animali non le differenze, come facciamo noi adulti in generale, ma le somiglianze. È sempre questo Jeffrey Musayev che riporta un episodio in cui il proprio bambino viene a contatto con un topolino, perché loro vivono in questo posto dove danno ospitalità ogni genere agli animali, e lui sottolinea come il bambino noti nel topolino la somiglianza delle unghiette del topolino con le proprie. Quando noi adulti, mediamente, di fronte al topolino, quando non lanciamo urla di disgusto, mettiamo di solito in evidenza tutto quello che ci separa. Questa è la differenza fondamentale che fa sì che i bambini si
ritrovino appunto parte di sé nell'altro, nel diverso. Peraltro gli adulti sono consapevoli di questa grande attrazione che i bambini provano nei confronti degli animali e lo possiamo verificare in mille situazioni diverse. Qualunque tipo di ambiente dedicato ai bambini, che siano le camerette, che siano gli asili nido, le scuole materne, i parchi gioco, sono sovraffollati di figure di tipo animale. Se voi pensate ai peluche, riproducono sempre le forme animali, ma anche i vari poster che vengono appesi al muro, ma anche le varie giostrine nei vari parchi gioco, hanno questa caratteristica comune di riprodurre in continuazione queste figure animali. Ovviamente sono gli adulti che fanno queste proposte ai bambini, e se gli adulti fanno queste proposte ai bambini è perché sono consapevoli che le presenze di figure animali sono congeniali alle preferenze e al piacere dei bambini stessi. Pensiamo poi anche alle favole. Le favole, per definizione, sono delle storie che hanno per protagonisti gli animali. Sono favole che nel corso del tempo ovviamente hanno cambiato i loro protagonisti, non sono sempre gli stessi, però cambiano le figure e i protagonisti, ma resta la natura animale di questi personaggi che li popolano. E sono normalmente degli animali antropomorfizzati, cioè gli animali che ci sono nelle favole, e ancora una volta sono gli adulti ovviamente a popolare di animali le favole, sono animali che parlano e che pensano esattamente come parlano e pensano gli umani. Ancora una volta abbiamo il ricorso al mondo degli animali. Vale la pena fare una piccola osservazione su questo fatto che a me pare interessante. Al di là del mondo dei bambini, anche quello degli adolescenti, ma anche poi quello degli adulti, è spesso popolato da animali. Pensiamo nel corso della storia, da Rin Tin Tin a Furia Cavalla del West, adesso al cane, non mi ricordo più, Lessi, e poi Rex attualmente, eccetera. Qual è la caratteristica comunque di questi animali? È che devono essere compagni dell'uomo, devono essere animali che si comportano secondo una modalità che finisce per avere ricadute positive sull'umano. E anche su questo si apre un grosso file che al momento non è il caso di approfondire, però insomma una piccola osservazione vale la pena di farla, perché gli animali anche nei film, anche nelle storie, ci vanno bene nella misura in cui ci sono congeniali, ci servono, fanno la nostra controfigura, altrimenti sono le orche assassine, sono i vari King Kong, sono gli squali, su cui nascono poi delle rappresentazioni che lasciano delle scie di sangue non indifferenti. Per ricordare ancora come gli adulti siano assolutamente consapevoli di questa grande importanza che il mondo degli animali riveste per i bambini, mi piace ricordare un fatto che risale a pochi anni fa, quando Barack Obama fu nominato per la prima volta Presidente degli Stati Uniti, ci fu questa grande festa in Mondovisione. Ecco, io ricordo che fu in quell'occasione che Barack Obama, rivolgendosi alle sue due bambine, promise loro in Mondovisione che avrebbe regalato loro un cane, per ringraziarle e in qualche modo così risarcirle di tutte le difficoltà che avevano dovuto sopportare nel corso di questa campagna elettorale che in qualche modo si era ricaduta anche su di loro. Questo cosa significa? Significa che ovviamente c'è la consapevolezza anche nei genitori che il regalo più grande di tutti per un bambino è quello di un animale. Non c'è nient'altro che lo possa eguagliare dal punto di vista dell'importanza che può rivestire per un bambino. Poi peraltro questo animale è arrivato, si chiama Bo, poi ha avuto anche una compagna, e forse anche questo vale la pena di ricordare, che la Casa Bianca è stata popolata negli ultimi decenni sempre e comunque da qualche animale d'affezione.
c'era Sox che era il gatto calzette, credo, di Clinton, poi c'è stato un cagnolino che era il compagno di Bush, adesso c'è Bo accanto a Obama. Anche queste cose devono farci un pochino riflettere su come questa relazione uomo-animale, in qualunque strato sociale e dovunque ci si situi, riveste un'importanza veramente enorme. Tornando nello specifico di quanto il mondo degli animali popoli la mente dei bambini, va ricordato un'altra cosa: anche gli psicologi nel loro lavoro con i bambini devono prendere atto di questa cosa. Tanto è vero che quando si vuole ricostruire la biografia o comunque uno stato emotivo, comunque una situazione di un bambino, a seconda dell'età esistono comunque sempre delle difficoltà, perché un bambino o non può o non vuole verbalizzare, raccontare, far sapere, per tutta una serie di motivi. Allora, qual è la strada che viene costantemente seguita? È quella di passare attraverso figure animali. Un test tipico che gli psicologi usano con i bambini è quello di far disegnare un bambino la famiglia di animali, oppure di trasformare i membri della propria famiglia in animali. Oppure nel Rorschach, che ne avrete sentito sicuramente parlare, è quel test che consiste nel visionare delle tavole, che sono 10, che sono indifferenziate, e nel far dire a chi è sottoposto al test che cosa vede in queste tavole. Ecco, è normale aspettarsi che nelle tavole indifferenziate i bambini vedano animali. Che cosa significa? Il Rorschach si chiama test proiettivo perché proietta nella realtà quello che in effetti invece fa parte del mondo interiore di chi legge, tra virgolette, queste tavole. In altri termini, nelle tavole non c'è niente, ma vediamo nel test quello che in realtà abbiamo dentro di noi, e i bambini, guarda caso, vedono spessissimo negli animali. Ancora, potremmo continuare all'infinito, ma un'altra cosa da sottolineare è il fatto che si parla molto oggi della pet therapy. Voi sapete, sono quelle terapie in vari modi giocate sull'uso e sull'ausilio di animali. Ora, la pet therapy ebbe inizio, che significa ovviamente terapia con l'aiuto di animali, ebbe inizio negli anni 60 ad opera di uno psichiatra che si chiama Boris Levinson, il quale stava occupandosi nel suo studio di un bambino autistico. Bambini, gli autistici, voi lo sapete, sono bambini e adulti che hanno delle enormi difficoltà di comunicazione. Il nucleo, diciamo, dell'autismo è proprio l'incapacità a comunicare con gli altri, e anche questo psichiatra aveva delle difficoltà a comunicare con il suo piccolo paziente, non ci riusciva. Allora, quello che successe fu una cosa casuale, vale a dire il fatto che casualmente nello studio c'era presente il cane dello psichiatra, e quello che avvenne fu che questo bambino, che con lo psichiatra non era in grado di comunicare, cominciò a comunicare, a relazionarsi naturalmente con questo cane. Da queste osservazioni un po' casuali nacque poi la strutturazione della pet therapy, che ha cominciato a servirsi proprio dell'uso di animali come curatori non tanto e non solo di singole patologie, ma curatori anche della persona in senso olistico, cioè apportando degli elementi di miglioramento a vari livelli. Quindi, continuando con questo discorso, possiamo dire che sicuramente nel mondo dei bambini la presenza degli animali è fortissima ed è verificabile a tantissimi livelli. Succede poi che tante cose cambiano nel corso della vita, nel senso che i bambini e tutti noi siamo passati attraverso questo processo, sono soggetti a un discorso di educazione, vale a dire si viene comunque
comunque in qualche modo plasmati dagli adulti di riferimento, i genitori in primo luogo, gli operatori intesi come i maestri, le persone che ricoprono un ruolo educativo e la società nel suo complesso. Che cosa succede nel corso della crescita? Sicuramente succedono tantissime cose e i modelli che ai bambini vengono proposti in maniera molto diversificata non sempre, ed è un eufemismo, vanno nella direzione di sostenere questa naturale vicinanza e capacità anche di relazione con gli animali. Gli esempi che io posso fare sono i più diversificati. Posso partire da realtà che sono vitali in paesi che non sono il nostro e faccio riferimento per esempio alla corrida che tutti conosciamo nella sua orrida realtà, credo che sia una manifestazione tra le più orribili e crudeli che possano essere immaginate. Ecco, in moltissimi paesi, anche europei, sappiamo benissimo la Spagna, ma anche tante zone della Francia, oltre che tante zone dell'America, la corrida è uno spettacolo considerato di piacere, ma esistono anche delle corride dedicate ai bambini, anche molto piccoli, i quali vengono spinti e educati a cominciare a fare il matador con i vitellini. Ecco, allora, immaginate questa cosa, un bambino che è spinto comunque a fare questa violenza estrema verso un animale che non si può difendere. Pensate che tipo di educazione all'aggressività, alla crudeltà, alla apatia e alla psicopatia, direi, viene indotta con un'educazione che passa attraverso queste cose. In Italia fortunatamente questa cosa non c'è. Ci sono ancora all'estero altre manifestazioni che sono agghiaccianti. Per esempio in Cina, dove sapete ci sono c'è un grande ceto medio in ascesa, una delle situazioni che vengono scelte come divertenti per far passare delle giornate, dei pomeriggi tra mamma e bambino è quella di portare i bambini in grossi parchi, le mamme li accompagnano, stanno su questi pulmini e dai pulmini vedono la scena di animali che vengono scaricati dai camion, che possono essere vitelli, pecore o qualunque tipo di animale, che sono aspettati da leoni affamati. Quindi lo spettacolo è quello di vedere il leone che azzanna, uccide l'animale. Apro una piccola parentesi, anche io sono rimasta agghiacciata vedendo un documentario di questo tipo. Non posso però non riflettere su quello che ho visto andando in Tanzania, dove quando se si va a vedere i parchi e si sta sulle jeep, una delle cose di cui ci si rende presto bene conto è che i driver si passano l'informazione l'uno con l'altro, avvertendosi reciprocamente quando sanno, vedono, perché riconoscono un po' i segnali, che un leone sta per azzannare la preda. Allora, perché si mandano questo segnale? Perché si precipitano sul posto, perché così i turisti guardano dal vivo. Ecco. Se voi immaginate queste due situazioni, mi sembra che gli elementi di analogia non siano assolutamente pochi. Quindi ci scandalizziamo rispetto a quello che avviene in altre parti del mondo, però forse dovremmo riflettere anche sulla nostra mentalità. Comunque noi questa cosa che fanno i cinesi non la facciamo, però i bambini, e nemmeno li portiamo a caccia, ecco, perché ci sono tantissimi paesi del mondo dove la caccia si apre a 16 anni. E alcuni paesi, credo la Finlandia, se non sbaglio, che non hanno limiti inferiori di età, e ci
sono comunque paesi in cui i bambini accompagnano i genitori e in modi variegati li aiutano nella caccia. A volte raccolgono gli animali, i volatili feriti, vengono educati nella modalità in cui si deve girare il collo, la testina all'uccello per farlo morire prima, eccetera, eccetera. E poi anche da noi devo dire che ogni tanto ci sono raccapriccianti proposte che fino ad oggi sono state respinte, che chiedono di abbassare a 16 anni la possibilità di usare il fucile. Di solito, e fino ad oggi, sono state respinte. Vediamo se ce la faremo. Però se è vero che queste situazioni di cui vi ho parlato, per esempio in Italia, non sono possibili, è però vero che ne esistono altre che invece vengono considerate assolutamente normali. Non si possono portare i bambini a caccia, ma si possono portare i bambini a pesca, per esempio. E allora, se noi pensiamo qual è la situazione che normalmente si verifica in una giornata di pesca, è quella che il pesce viene preso all'amo e il pesce, per sua sfortuna, non grida. Però che cosa fa? Guizza, si dibatte, fa poveretto quello che può e che è nulla, per cercare di liberarsi dall'amo. Ora, chi porta i bambini a pesca? Di solito il nonno, lo zio, l'amico di famiglia o chi altro, insegna al bambino a godere di questa situazione. Sono tutti contenti perché hanno pescato il pesce. Io non ho mai sentito un pescatore che dica al bambino: guarda come soffre. Gli dicono: che bello, lo abbiamo preso, strappagli l'amo. Ecco, allora io credo che si debba cominciare a decodificare, si debbano cominciare a decodificare le situazioni di violenza che sono insite in tutta una serie di situazioni che nella nostra società e nella nostra cultura vengono invece ritenute tranquille, accettabili. Addirittura la figura del pescatore è una figura, mentre quella del cacciatore nella nostra cultura sta diventando un po' stigmatizzabile, c'è una grossa opposizione alla caccia che sta in piedi solo per interessi politici, perché ovviamente ci sono le lobby dei cacciatori che evidentemente finanziano pesantemente il mondo politico, altrimenti non si spiegherebbe il perché a fronte di una popolazione di cacciatori in discesa libera, oggi sono solo 700.000 in Italia e vanno diminuendo, c'è una grossa opposizione, ma la caccia viene salvata. Chiusa la parentesi polemica, però rispetto alla pesca non c'è questo atteggiamento, perché la pesca anzi viene di solito interpretata come un momento distensivo, di contatto con la natura, un po' bucolico, e il papà che porta il bambino a pesca è tutto sommato un bravo papà che gli fa passare una bella giornata. Ecco, io credo che si debba cominciare a guardare dentro alle situazioni e a decodificarle, perché anche la pesca è ovviamente un momento di grande violenza nei confronti dell'animale. Quello che viene insegnato al bambino implicitamente è a non decodificare i segnali di sofferenza che il pesce manda. Il pesce che si dibatte sta male, sta cercando di liberarsi, è tanto insopportabile. Tutto questo avviene mentre c'è la folla applaudente intorno, urla, strepiti e ci si diverte un sacco. Anche in quei casi i bambini sono di solito il pubblico privilegiato, perché negli spettacoli festivi, domenicali, eccetera, ci si portano i bambini a divertirsi. E anche in questo caso ci sono degli animali che evidentemente sono terrorizzati e sofferenti, perché questo è l'atteggiamento e la reazione di un animale sottoposto a una situazione assolutamente lontana dai suoi bisogni e dalle sue caratteristiche di specie. E davanti alla sua sofferenza, invece in qualche modo di farsene carico, si è chiamati a divertirsi. Tra l'altro, un gruppo di, io ho scritto un documento alcuni anni fa che è stato firmato da oltre 650 psicologi, e in questo documento viene detto con grande chiarezza che ci si esprime in qualità di psicologi deputati ad occuparci del benessere della
della gente, delle persone, ci si esprime con grande preoccupazione proprio sulla realtà antipedagogica e antieducativa di tutti quegli spettacoli che abusano di animali, e tra questi spettacoli vengono citati lo zoo, le sagre e il circo con animali. Anche nel circo il documento viene spesso citato, però ancora una volta la politica decide di essere silente rispetto a questa cosa, avrà i suoi interessi se lo fa. Però pensate anche a quello che succede nel circo, al di là del fatto che ormai non è più possibile ignorare dietro le quinte, cioè il modo in cui gli animali esotici vengono educati, costretti a fare delle prestazioni che sono totalmente contrarie alle loro caratteristiche di specie. Vengono usati ferri roventi con gli elefanti, vengono usate catene, fruste, eccetera. Ma anche quello che si vede è inaccettabile, perché ci sono situazioni in cui il donatore, che di solito è un uomo nervoruto con la frusta in mano, dà degli ordini a cui gli animali devono obbedire. Ora, anche questi sono, l'uso stesso della frusta è un elemento che ci parla di prevaricazione e di prepotenza. Non possono essere ritenuti questi spettacoli degli spettacoli in nessun modo educativi, anzi, devono essere assolutamente chiusi, a mio avviso, per gli animali sicuramente, ma anche dal punto di vista educativo non possono avere futuro. Invece, purtroppo, quello che succede è che quando un circo si accampa in un paese, in una città, le scolaresche hanno i biglietti gratis e i bambini vengono portati a divertirsi lì. Ci vuole veramente un cambio di opinione, di atteggiamento che sia globale rispetto a tutte queste situazioni, perché altrimenti non si può poi meravigliarsi di quello che succede. Vedo che il tempo sta veramente correndo, cerco di dirvi quello che posso, anche se le cose sarebbero molte. Mi piace intanto citare quello che Margaret Mead, che è un'antropologa, negli anni 60 disse, cioè lei affermò che una delle cose più pericolose che può accadere a un bambino è quella di uccidere o torturare un animale senza subirne alcuna conseguenza. Ecco, pensate questa affermazione fatta da un'antropologa rispetto a tutte le situazioni che velocemente ho passato in rassegna in questo momento, come dovrebbero essere vissute. Un altro discorso molto grosso: ci sono dei luoghi comuni che fino a poco tempo fa sono stati vivi e vegeti, che ci hanno detto che i bambini sono naturalmente crudeli nei confronti degli animali. Lo si sente dire un sacco di volte. È una grossa falsità. I bambini che sono crudeli nei confronti degli animali, in realtà non stanno affatto mettendo in atto un atteggiamento naturale, è giusto e normale che sia così, ma ormai ci sono un sacco di studi che ci dicono che la crudeltà dei bambini nei confronti degli animali è di fatto un segnale di una situazione molto grave, di una situazione di sofferenza in cui i bambini stanno mandando anche dei segnali molto forti, dei segnali per esempio che loro stessi bambini un sacco di volte, prima di diventare perpetratori di violenza nei confronti degli animali, sono vittime essi stessi di violenza, sono vittime di una violenza che di solito viene agita all'interno dei contesti familiari, dove quello che succede, sono le ricerche di solito anglosassone a dirlo, perché in Italia c'è ancora molto ma molto poco da questo punto di vista, ci dicono che quando in una famiglia c'è un clima violento, la violenza viene agita normalmente dall'elemento più forte, che normalmente è il padre famiglia, contro gli elementi deboli, che sono spesso la compagna, spesso i bambini, e se ci sono anche gli animali. Ora, un bambino che mette in atto degli episodi di crudeltà nei confronti degli animali
È un bambino che evidentemente è abituato alla violenza, è abituato a subirla, è abituato a vederla. E quello che spesso fa un bambino è di mettere in atto un meccanismo di spostamento. Lo spostamento è un meccanismo per cui quando io non posso agire una mia emozione, per esempio la rabbia, contro chi me l'ha provocata, la sposto e la dirigo contro qualcun altro. È esperienza di ognuno di noi, no? Dobbiamo subire qualcosa da qualcuno che in qualche modo ci sovrasta, che sia il capo ufficio piuttosto che una persona importante, eccetera, ce la prendiamo poi con qualcun altro. Nelle barzellette c'era sempre il marito che tornava a casa e picchiava la moglie dopo che aveva subito dal capo ufficio, però mutatis mutandis, cioè cambiando le situazioni che oggi magari non sono più di questo genere, però è un meccanismo molto comune. Nei bambini che cosa succede? Un bambino che è oggetto di violenza molto spesso non può né ribellarsi né in qualche modo riprodurre una forma di violenza contro chi la sta agendo contro di lui perché è troppo forte, perché è suo padre, perché non può farlo. Quello che fa è spostare la rabbia che è frutto di questa violenza su qualcun altro che sia più debole di lui. Più debole di lui ci sono soltanto gli animali. Quindi, per esempio, i bambini crudeli nei confronti degli animali stanno mandando dei segnali molto forti sul fatto che vivono una situazione di degrado su cui sarebbe molto importante andare a fare delle verifiche, perché si scoprirebbero un sacco di cose. Tra l'altro, anche i manuali di psicologia ormai hanno, ormai intendo dire da una trentina d'anni, dal 1987, hanno inserito la violenza nei confronti degli animali come uno dei segnali che è in atto, come uno dei possibili segnali di un disturbo, che può essere un disturbo della crescita, un disturbo che può affliggere bambini e adolescenti e che può esitare da adulti in un disturbo antisociale di personalità. In altri termini, detto in parole semplici, dei bambini che agiscono dei comportamenti violenti nei confronti della comunità intorno, che non sanno stare alle regole, che mettono in atto una serie di comportamenti che possono essere in qualche modo stigmatizzabili, possono avere tra i loro precedenti anche dei comportamenti che sono lesivi nei confronti degli animali. È inutile andare a disturbare una realtà molto grossa, quella sì, molto studiata, perché ci porta lontano. Per esempio, però ve la dico perché è interessante, molti serial killer nella loro biografia hanno avuto tantissimi episodi di crudeltà anche estrema nei confronti degli animali. Però il serial killer è un personaggio in cui si fa fatica a identificarsi, per cui è un elemento su cui si può riflettere, però tutto sommato diciamo vabbè dai, non ci riguarda. In realtà anche quando non si arriva a delle situazioni estreme tipo quelle dei serial killer, questo nesso tra la violenza agita da bambini o da ragazzini sugli animali e altre forme poi di comportamenti antisociali sono di solito molto evidenti. Allora, che dire per stare nei tempi che tanto non ci staremo? Ci sarebbe un altro brevissimo filmato di un paio di minuti che mi serve a almeno accennare a un argomento. Che l'argomento è questo: quando noi parliamo di tutto quello che gli adulti mettono in atto nei confronti dei bambini, che li allontanano progressivamente da questa naturale vicinanza nei confronti degli animali, mi spiace dirlo, ma tra questi c'è anche l'alimentazione. Voglio dire, io non posso dire ai bambini che bello il cucciolino, guarda il cane, andiamo a fare la gita in campagna, che bello il vitellino, eccetera, e poi glieli servo tutti nel piatto. Perché un'incongruenza, che lo vogliamo ammettere o che non lo vogliamo ammettere, c'è.
c'è per noi adulti che viviamo davvero, credo, una fortissima situazione schizofrenica quando ci diciamo amanti degli animali e poi con il nostro atteggiamento supportiamo tutto l'orrore nei loro confronti, e c'è nella realtà dei bambini che da una parte sono incentivati ad amare tutti questi animaletti di cui ci circondiamo e dall'altra se li devono mangiare perché la mamma e il papà non li servono sul piatto. Allora, il pubblico è favorevole, ma purtroppo di solito non va così. C'è un brevissimo, se riesco a trovarlo, si riesce a vederlo, filmato, se mi aiuti, quello del bambino col polpo, che mostra, e mi servono questi filmati, eccolo qua, il discorso del bimbo che non vuole mangiare il polpo, anche per così incitarvi poi a fare delle ricerche su internet dove si trovano delle cose carinissime. Tá. Mas come o seu nhoque de polvo? Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Só tem a cabeça dele. Não tem cabeça. Isso tá aí bom. É só as perninhas do polvo picada. Ah, e a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O morto cortou assim? Cortou. O quê? Pra gente poder comer, senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? Pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a galinha? Ninguém come também. Ninguém come a galinha? É, é os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá. Nem polvo, é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Esse é os animais. Polvo é os animais. Cai é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. É. Então... Quando a gente comer os animais, eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais são... Tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Eu tô emocionada com você. Eu tô fez uma coisa indo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom. Ecco, la mischia, ragazzi. Credo che possa anche molto insegnare ai genitori che si pongono tanti problemi rispetto a quello che i bambini capiscono e non capiscono e rispetto a quello che i bambini devono o non devono mangiare. Tirando un po' le conclusioni del discorso, che sarebbe ovviamente molto più lungo di quello che c'è la possibilità di fare, io credo che se vogliamo mantenere la naturale predisposizione dei bambini nei confronti degli animali, ma del mondo in generale, l'educazione che deve essere portata avanti è essenzialmente un'educazione all'empatia. L'empatia è un atteggiamento che permette di mettersi nei panni dell'altro e di sentire quello che lui sente. Si può e si deve essere empatici nei confronti di tutti gli esseri viventi, che siano uomini, donne, bambini e animali, perché tutti gli esseri viventi mandano dei segnali che permettono di mettersi dal loro punto di vista. Ora, l'empatia è, non si impara in un giorno, è frutto, siamo programmati per essere anche empatici,
Ma certamente siamo anche programmati per parlare, ma se nessuno parla non impareremo mai un linguaggio. Siamo programmati per essere empatici, ma dobbiamo avere intorno una realtà empatica, dobbiamo avere intorno dei modelli empatici. L'empatia non si impara facendo una lezione, ma si impara imitando dei modelli. Allora cresceranno dei bambini e delle persone empatiche se i modelli intorno saranno empatici. Ora, essere empatici significa comportarsi, io credo, con rispetto nei confronti di qualunque essere vivente. In questo senso, la grande questione degli animali è estremamente connessa a tutte le grandi questioni dell'umanità, perché è una grande questione che riguarda il rispetto per tutti gli altri, tanto più se gli altri sono più deboli. E il principio cardine dell'educazione, io credo che debba essere, al di là di tutti i contenuti, il rispetto per chi è diverso e per chi è debole. È evidente che il rapporto e la relazione con gli altri animali la fa da padrona in questo senso, e moltissimo può essere fatto con i bambini anche attraverso quello che si fa con gli animali. Tenete presente che già all'inizio del 1900 c'erano dei programmi in America che venivano definiti di Human Education, che erano programmi che inserivano proprio il rispetto per tutti gli esseri viventi a partire dagli animali in tutti i programmi scolastici. Poi si sono perse queste cose nei meandri. In Italia non mi sembra sia mai stato fatto niente del genere se non da parte di insegnanti che sono particolarmente sensibili all'argomento e che quindi possono molto, possono dire molto, possono fare da questo punto di vista. Credo che tutto il discorso della grande questione degli animali vada connesso al discorso di tutti i deboli. Se parliamo di bambini e animali, credo che si possa dire che la naturale predisposizione dei bambini nei confronti degli animali sia assolutamente innegabile, che però poi bisogna capire quali sono le strade che prende l'educazione, e gli adulti devono sentirsi responsabili di tutto quello che succede poi nel corso della vita. Non è un caso se poi da atteggiamenti di bambini tipo quelli che abbiamo visto ci troviamo davanti a un mondo che invece è lontano mille miglia da una società compassionevole. Mi fermo qui perché non abbiamo tempo. Vi cito solo perché mi sembra molto bella una poesia del poeta Marco Aldi che dice: "Nulla saprà degli animali l'uomo eretto, dominus sprezzante onnipotente, mentre l'infante che gattona a quattro zampe vedrà la loro stessa scena, annuserà gli stessi odori, spartirà con loro inediti sapori." Ecco, anche questo ci dice molto di come gli animali siano, di come i bambini siano in grado di mettersi sullo stesso piano degli animali, a differenza dell'uomo che, come diceva Kafka, se non ti metti a terra insieme agli animali non puoi nemmeno vedere il cielo con le stelle. Ecco, mi piace terminare con questi accenni di poesia perché aprono così, allargano un po' il cuore rispetto a questi argomenti, che, ripeto, sono tanti, ma il tempo non c'è.